Pescarese di origine, Federico Caffè nacque nel 1914. Economista riconosciuto a livello internazionale, fu uno dei principali diffusori della dottrina keynesiana in Italia, occupandosi sia di politiche macroeconomiche che di economia del benessere. Definito pensatore sociale, eclettico, promotore dell'intervento dello Stato nell'economia politica, in lotta alle disuguaglianze sociali, esempio di rettitudine liberista. A 101 anni dalla nascita, al Circus di Pescara salgono sul palco le maggiori cariche istituzionali per ricordarlo, tra loro il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco, che proprio come il suo predecessore Mario Draghi ne fu allievo all'Università di Roma. Ignazio Visco si sottrae alle interviste dei giornalisti e concede solo di pronunciare le parole scritte nel suo discorso di commemorazione. Beh, ringrazio anzitutto tutti voi che siete qui oggi e ringrazio il Presidente D'Alfonso per avermi invitato a questa occasione in ricordo della persona, del pensiero e dell'opera di Federico Caffè, del quale nel 2014 è ricorso il centenario della nascita. Diversi sono stati gli eventi che si sono tenuti lo scorso anno in ricordo di Caffè. Ad alcuni di essi sono riuscito a prendere parte e sono lieto di riuscire a farlo oggi nella città che gli ha dato i natali. Credo che Caffè fosse vicino a questa città, almeno nel mio ricordo. Sul palco si susseguono le osservazioni e le citazioni del neopresidente della saga, Nicola Mattoscio, economista e titolare di cattedra proprio in economia politica tanto cara a Federico Caffè. Parla anche il vicepresidente del CSM, Giovanni Legnini, che spiega quale ruolo abbia avuto l'approccio avveniristico di Federico Caffè nella società economica e oggi anche in quella giuridica. Ed è qui che Legnini spiega il suo impegno nelle riforme della giustizia. Qualcuno ha definito Federico Caffè non già euroscettico ma eurodubbioso. In realtà lui voleva dire: non vi aspettate molto dall'Europa. L'Europa è necessaria, io non mi scrivo, attenzione, tra gli euroscettici, sono per più Europa, non per meno Europa, sia chiaro. Ma non, lui diceva, non vi aspettate molto, non aspettiamoci molto dall'esterno. Infine la nota di colore, l'incontro si è tenuto presso il centralissimo cinema Circus di Pescara, 800 le poltrone disponibili che evidentemente non sono bastate per i curiosi, decisi a conoscere una carica istituzionale blindata come quella del governatore della Banca d'Italia e gli estimatori di Federico Caffè, rimasti fuori per questioni di sicurezza, che sono stati invitati ad entrare dal governatore D'Alfonso con l'annuncio della costruzione di un'ipotetica struttura più capiente. Ma i vigili del fuoco facciano entrare quelle parti di cittadinanza che possono, altrimenti la prossima volta troveremo uno spazio più capiente, magari costruendolo.